Il nostro viso è custode dell'anima, racconta la nostra storia, la nostra età, le nostre emozioni e i nostri pensieri più profondi. Sono Ornella Maffei e il mio canale si chiama La Vita Colori. Oggi collaborazione, magnifica collaborazione delle magnifiche tre e dei magnifici tre, perché saranno una serie di tre video dedicati alla nostra persona, al nostro viso, ai nostri capelli e al nostro corpo. Ho voluto presentarmi così con un pochissimo trucco, solamente un filo di rossetto e proprio farvi vedere il mio viso il più naturale possibile. Oggi collaborazione con due splendide fanciulle per questo video, questa serie di video che abbiamo deciso di chiamare i Magnifici 3. Quindi due, anzi tre magnifiche donne, mi sono inclusa anch'io, ma per tre magnifici momenti dedicati al viso, al corpo e ai capelli. Quindi seguiteci, noi siamo io, Annalisa, del suo canale Il Mondo di Annalisa e Scarlett 81. Che dire di queste due stupende ragazze che, come ho già sentito dire, sembra impossibile su YouTube, un mondo così forse virtuale, irreale, conoscere due persone così diverse ma così uniche nel loro genere. Annalisa la conoscete, il mondo di Annalisa ho già collaborato in altri video e la trovo una persona solare che viene da questa terra magnifica che è la Sicilia e lei nella sua schiettezza, semplicità, ma anche nella sua ricercatezza sempre del particolare, del presentarci il prodotto unico, semplice come lei, ma efficace. E poi di questa sua voglia di essere se stessa. E questo io l'ho subito avvertito, la sensazione l'ho avuta subito ed è una persona reale, di quel reale sincero che è difficile trovare, secondo me. E niente, se il viso racconta le nostre emozioni, gli occhi di Annalisa raccontano la sua sincerità e io questo l'ho visto attraverso YouTube. Quindi andate a vedere il suo video e vi metto il link qua sotto. La seconda magnifica creatura, perché per me sono due creature, due donne, due persone uniche, come è anche Scarlett 81, che io la chiamo la regina dei tag, perché lei quando ci propone i video di tag è particolarmente unica. Lei riesce a raccontare con il suo fantastico italiano e la sua dialettica semplice ma efficace che va al punto, con il suo sì gesticolare. Questo mi porta a guardarla e a sentirmi ancora più trasportata nel suo video e sentirmi nella realtà dei fatti che racconta, ma anche nel presentarci un prodotto in modo così sì, semplice ma particolare. Parlandoci degli ingredienti e quindi trasportandoci quasi all'acquisto di questo prodotto, e come si ascoltano i suoi video dall'inizio alla fine, questo per me è un trasporto e ci sono poche persone così che nella semplicità riescono a catturarti. Quindi andate anche a vedere il suo video e partiamo con il mio. Oggi parliamo di viso e, come ho detto, il viso è lo specchio dell'anima, custode delle nostre emozioni e questo specchio dell'anima, questo viso bisogna curarlo, bisogna mantenerlo, perché ricordatevi sempre che a 20 anni ci hanno dato un viso, ma quello che invece abbiamo a 50 dobbiamo meritarcelo noi con le nostre cure, i nostri trattamenti, e quello che facciamo è molto importante per quello che vogliamo ottenere, perché tutte le cose, sì, si dice la natura ci dà tanto, il DNA ci aiuta, ma il viso bisogna comunque curarlo. È la parte più visibile, è la parte più importante, perché se pensate lo mettono sulle carte d'identità, quindi è quello che ci distingue dalle altre persone.
Grazie al viso noi riusciamo a esprimere le nostre emozioni, grazie a un corrugare di sopracciglia, grazie a un battito di ciglia e sì, anche alla morbidezza delle nostre labbra. Quali labbra meglio idratate possono prendere un rossetto e espanderlo nella sua luminosità, nella sua bellezza se non sono curate? E tutte le altre cose. Parliamo quindi della funzione della cute, dell'importanza che ha la cute. Nel riconoscere quale tipo di viso abbiamo di fronte. Innanzitutto esistono pelli secche, pelli grasse, pelli acneiche, pelli cuprosiche, ma andiamo prima a guardare esattamente come è fatta la cute della nostra pelle. La qualità quindi e la bellezza del nostro viso è determinato quindi dalla consistenza della nostra pelle e quindi dalla grana, dalla luminosità e anche quindi dall'elasticità, che è molto importante. Allora, innanzitutto parliamo di quello che è questo organo importantissimo che è la nostra pelle. Prima di arrivare al viso, lei praticamente è l'organo più esteso e occupa ben 2 metri quadrati della nostra superficie. E praticamente può variare da uno spessore di 0,5 fino a 4 mm in base agli organi che deve appunto ricoprire, ma per quanto riguarda il viso andiamo dai 0,2 ai 0,5 mm in base alle zone, per esempio nel contorno occhi è molto più sottile, quindi molto più è una pelle che si trasforma più velocemente proprio per questa sua sottilezza e quindi uno dei posti dove si formano le rughe maggiormente. La pelle è costituita da 3 tessuti differenti: uno è l'epidermide, uno è il derma e uno è l'ipoderma. Praticamente il più esterno è quello dell'epidermide che vediamo e che quindi possiamo toccare. Fa da vera e propria barriera, anch'esso costituito lui da 3 strati, che uno è quello corneo, uno è quello basale, uno è quello granulare. Praticamente la cosa importante di questo epidermide è nello strato basale, cioè nello strato più medio, intermedio, avviene la formazione della cheratina, che è una cosa importantissima, che è quella che ci protegge dall'esterno e poi praticamente invece nel suo strato più profondo, che è il corneo, quindi ancora più profondo del basale, praticamente avviene il processo di ristrutturazione della nostra pelle che avviene ogni 3-4 settimane. Quindi uno funge, il primo funge da sostegno e da barriera, il secondo, quello che abbiamo visto, avviene la formazione di collagene di elastina, che sono proprio quelle cose importanti che noi assumiamo anche per bocca, proprio perché servono per sostenere la nostra pelle e per dare flessibilità ai tessuti. E infine, nello strato ultimo, ci sono i vasi sanguigni ed è proprio qui che si forma, come abbiamo detto, anche la melanina, che è quella che praticamente ci dà il colore alla nostra pelle. La melanina, formata dall'ultimo strato, è la somma del colore di tutti i 3 strati. Abbiamo praticamente l'epidermide che ha un colore rosato, poi abbiamo il basale che è grigio dove si forma la cheratina e infine abbiamo il rosso che è l'ultimo strato. L'unione di questi 3 colori forma il colore della nostra pelle. Quindi invece per quanto riguarda il sostegno viene appunto nel terzo strato dove il collagene e l'elastina si formano ma anche si perdono. Ad esempio, io uso moltissimo usare, poi vi farò vedere i miei trattamenti di bellezza in sequenza, anche la radiofrequenza. Almeno 2 volte all'anno faccio 2 cicli di radiofrequenza, ho il macchinario, infatti lo potete poi vedere nel video se vi interessa. Praticamente questa aiuterà a formare il vostro collagene. Naturalmente nella mia età la uso solo in questo punto. Poi più avanti la userò anche sotto gli occhi, ma lei mi aiuta alla mia formazione naturale di collagene che con l'età sappiamo va a perdersi. Il viso quindi è composto in questo modo, la nostra pelle in generale. Della melanina non ne parliamo adesso, ma ne parleremo poi in un video dedicato ai solari.
Allora, ognuno ha la pelle che si trova, c'è chi la secca, chi ce la grassa, creca o cuprosica quando vengono delle piccole rotture nella pelle. E quindi è molto importante quello che gli si mette, ma anche quello che si fa per il nostro viso. La cosa forse più importante che ci insegnano quando noi facciamo questi trattamenti di bellezza è l'importanza della detersione del viso. Io ritengo che sia una delle cose più importanti. Molte volte le persone mi dicono: io compro le salviettine succanti e uso quelle perché ho fretta o qua o là. Male, malissimo, le salviettine struccate non vanno bene, non è la detersione che ha bisogno del nostro viso, assolutamente è solamente un togliere la polvere, ma non va bene. Parliamo dei rituali di bellezza nei secoli e questa è una cosa che secondo me vi interesserà, una cosa molto particolare. Allora, già all'età degli Egizi davano molta molta importanza alla cura del viso, delle mani, si lavavano molto spesso il viso al mattino, alla sera prima di coricarsi. Utilizzavano lavare molto spesso le mani prima dei pasti. Ci sono delle fonti, per esempio nel periodo di Nefertari nel 1360, si sono proprio ritrovati degli unguenti che le donne usavano a mettersi sul viso. Ad esempio, usavano lavare il loro viso al mattino con una miscela. Pensate, pensate, di acqua e carbonato di calce. Infatti, i primi trucchi degli egiziani erano a base di carbonato di calcio, infatti morivano anche molto per questo, gli henné egiziani. Le donne invece dell'antica Grecia, anche loro tenevano moltissimo al loro corpo, soprattutto al viso, secondo loro c'era la custodia delle proprie emozioni, come già vi ho detto. I rituali di bellezza erano numerosi. Il più eclatante era quello della prima nascita delle maschere di bellezza. Usavano mettersi appunto delle maschere di bellezza fatte con dei prodotti naturali, lasciavano in posa tutta la notte e al mattino sciacquavano con del latte, latte d'asina o latte di mucca. Quindi già loro erano avanti. Nell'antica Roma invece non usavano il sapone, non conoscevano il sapone. Anche se in realtà arrivava dalla Mesopotamia già molto prima di Roma, ma usavano per proteggere il proprio viso l'olio che ancora adesso si usa, e dopo l'olio usavano delle polveri abrasive come sabbia, come creta, cenere o farina di fave, di ceci. E quindi utilizzavano pulire così il loro viso. Poi pensate, dopo la caduta dell'impero romano, il viso ha cominciato con l'avvento del cristianesimo a non essere completamente più curato. Anzi, le norme igieniche erano molto scarse e pensate che nel Medioevo addirittura l'acqua era considerata quasi come dannosa per il proprio corpo. Si diceva solamente che i ricchi potevano detergersi e usare l'acqua una volta ogni 10 giorni perché loro non lavoravano, mentre la popolazione, quella che lavorava, doveva assolutamente non toccare l'acqua e lasciare che il sudore stesso, sudando, quindi mentre si lavorava, portasse via le scorie dell'organismo. Questo è vero, ma secondo me le condizioni igieniche erano molto, molto scarse. Finalmente, alla metà del XIX secolo, quindi pensate anche nella Rivoluzione francese, anche lì c'erano delle condizioni igieniche incredibili, si fecero più frequenti, la cura del proprio corpo e del proprio viso, fino ad arrivare al boom economico degli anni 50, nel dopoguerra, appunto, con la nascita del latte detergente e di tutte le varie cose fondamentali per la pulizia viso. Si usava molto il sapone non va bene perché è alcalino, il nostro pH della nostra pelle è 5,5, mentre il sapone ha un pH di 8, quindi non va assolutamente bene, ma va a alterare il nostro pH. Quindi, molto importante la detersione per eliminare i residui del trucco, ma principalmente per eliminare lo sporco che si crea, che troviamo nell'ambiente, elimina le cellule morte. La detersione presenta anche, un volto meno opaco, quindi, è molto più luminoso.
Dopodiché, dopo la detersione, bisogna passare a un buon tonico. Il tonico ha la funzione di praticamente ripristinare il nostro pH. Ripristinare il nostro pH è. E quindi bilanciare quello che magari un detergente un po' più aggressivo ha praticamente alterato. Allora, io utilizzo un detergente cremoso come questo di Alfa Edge, il classico detergente che contiene anche degli antiossidanti, e questo vado sempre a massaggiarlo con i miei strumenti di bellezza. Utilizzo una spazzola in silicone per andare a massaggiarla sul viso. Ricordatevi sempre che se lo fate manualmente, massaggiate per 1 minuto il latte detergente. Oppure utilizzo la classica spazzola di Clarisoni, un po' più con i suoi movimenti ionici, e questa la utilizzo anche alternata a questo, che però trovo molto più delicato. Queste spazzole con tutte le loro, o altrimenti utilizzo poi per toglierlo dei panni o in mussola o appunto in questi panni in microfibra molto morbidi che non vanno a alterare il mio manto lipidico. Quindi latte detergente cremoso, sono un po' contro quelli fluidi. Se avete una pelle grassa, non è il detergente, ma è il tonico la cosa importante. Quindi un tonico che vi consiglio, potrebbe essere un qualsiasi tonico con cui vi trovate bene. Naturalmente ci sono tonici per la pelle più grassa, tonici per la pelle un po' più secca. Vi consiglio un tonico da mettere in uno spruzzino, perché appunto è molto, vedete, micro. Piccolo, altrimenti ne sprecherete molto, ma comunque io uso metterlo sulle mani alla sera, mentre al mattino utilizzo più lo spruzzino e vado comunque a riportare il mio pH. Anche questo picchiettatelo. A questo punto siamo pronti per un buonissimo scrub che faremo 2 volte a settimana, 1 volta a settimana, sempre in base al nostro tipo di pelle. Parliamo adesso di scrub, ma esistono gli scrub, i peeling chimici e poi esistono i gommage. Sono tre tipi di esfoliazione della nostra pelle che hanno funzioni diverse, ma comunque la regola dello scrub del viso è una cosa comunque molto utile per la nostra pelle. Per eseguire un buon scrub è sempre bene farlo sulla pelle inumidita da acqua tiepida, quindi mai su pelle asciutta. Io utilizzo uno scrub molto delicato con granellini di jojoba, molto cremoso, quindi questi tipi di scrub molto cremosi si possono utilizzare tutti i giorni. Scrub va appunto a eliminare le cellule morte, va a ripristinare quello che è il tonico e il detergente, quindi va comunque anche a idratare, lavora sui pori dilatati, quindi va a restringerli. Lui va un pochettino, diciamo, a fare da tappa tutto quello che, se abbiamo sbagliato il detergente, se abbiamo sbagliato il tonico, lui va un po' a tappare i mattoncini che si sono creati, quindi i pori un po' più dilatati e così via. Lui è molto importante che deve essere massaggiato con dei movimenti circolari e quindi aiutare moltissimo il massaggio. Quindi l'importante è metterlo sulla pelle umida. Addirittura il mio segreto è di usare un idrolato, quindi in questo caso un'acqua di fiordaliso, ma può essere un'acqua di camomilla, qualsiasi idrolato che io tengo in frigo. Spruzzo quest'acqua distillata sul viso. Quindi su pelle inumidita, adesso procedo allo scrub. L'acqua micellare. L'acqua micellare la utilizzo alla sera per togliere il trucco. Non vado assolutamente a sciacquarla, anche se ricordatevi, se usate solo l'acqua micellare va sciacquata perché contiene glicerina. Non è dannosa, ma è un sapone. Quindi va comunque sciacquata. Io alla sera mi strucco con l'acqua micellare, lascio la mia acqua micellare che ho già tolto con un po' di batuffoli, vado a mettere il latte detergente, massaggio il latte detergente, a questo punto sciacquo il tutto con la mia spugnetta. Così la glicerina contenuta nell'acqua micellare viene via, ma ricordatevi, non lasciatela sul viso anche se avvertite morbidezza, perché non va bene, non va bene.
Io faccio anche i prodotti in casa e la glicerina la utilizzo per carità nelle acque corpo, nelle tante cose, non è nociva, però non va bene come residuo sulla pelle. Esattamente, è un sapone, è della famiglia dei saponi. Quindi vi darò poi qualche ricetta di scrub perché parlerò poi proprio in una, diciamo, appuntamento apposta di scrub dove vi insegnerò a fare degli scrub casalinghi veramente utili. Adesso voglio darvi una mia ricetta perché dopo lo scrub, come, cosa si fa? Prima di andare a idratare la pelle con il siero e la nostra crema, facciamo una buona maschera. Maschera per il viso. La maschera per il viso è una cosa coccolosa, è una cosa importante, è un trattamento cosmetico che si può fare dall'estetista, ma anche a casa con gli ingredienti naturali che abbiamo in casa. Le funzioni della nostra maschera sono di nutrimento, di rivitalizzazione della pelle, rivitalizza la pelle, idrata la cute, lenisce, attenua i rossori, purifica la pelle in caso di maschere con l'argilla e l'ammorbidisce rendendola luminosissima. La maschera quindi, i principi attivi che si contengono nella maschera, preferibilmente naturali, ricordatevi, di non mettere una maschera con silicone perché altrimenti non va bene. È capace nella posa dei suoi 20 minuti di addirittura riportare il pH ai valori corretti che, come ho detto, nel passaggio dei prodotti magari si è alterato. Non sempre riconosciamo la nostra pelle. Ad esempio, io ho sempre pensato che la mia pelle fosse secca. Invece ho scoperto che è una pelle leggermente mista perché ho sempre questa zona leggermente grassa, ma leggermente così poco che pensavo fosse dovuto all'olio che gli mettevo. Ecco. Parliamo poi anche degli oli. Vi dirò del mio olio magico che mi preparo, ma anche di alcuni oli adatti per il contorno occhi, per il nostro viso da usare al posto del siero. La preparazione della maschera è una coccola per il nostro corpo, è un dire mi voglio bene ed è quel 20 minuti che io mi prendo dopo il mio bagno, mi metto la mia maschera e mi metto là con i piedi in alto, così favorisco anche la circolazione e la lascio in posa. Applichiamo la maschera con un pennello, mi raccomando, partiamo dal collo, andiamo al mento e poi passiamo tutto il resto del viso tralasciando la zona occhi e la zona delle labbra. Lasciamola in posa 20 minuti. Una maschera lenitiva che faccio io, vabbè, la classica maschera con l'avocado schiacciato, un po' di miele e un po' di yogurt, è fantastica perché è una maschera anti-età, antiossidante, l'avocado è ricco di vitamina A, quindi è una vitamina difficile da trovare nei sieri. E ve la consiglio. Un'altra maschera ancora più ricca di quella dell'avocado, vi consiglio un cucchiaino di latte di riso, un cucchiaino di amido di mais, un cucchiaino di olio di avocado che è ricco di polifenoli, ricchissimo per la nostra pelle, e una ciotolina. Mescolate, lasciate in posa. Quando vedete che comincia un pochettino a seccarsi, sarà un po' difficile perché l'olio è la togliete, la togliete delicatamente, non sciacquate perché vedrete la morbidezza che vi ha dato questa maschera e ne vedrete i risultati incredibili. Ecco che dopo la maschera pensiamo al nostro contorno occhi, la zona più delicata del nostro viso a cui dobbiamo dedicare moltissime attenzioni. È proprio lì che si vede l'età, è proprio lì che si vede se siamo tristi, se siamo felici, se abbiamo voglia di vivere, perché un occhio luminoso è un occhio anche ben idratato. E per quanto riguarda la zona del contorno occhi, non dimentichiamoci mai che è una zona importantissima, quindi idratatela sempre. Questo avviene, abbiamo detto, il latte detergente, il tonico, un buono scrub, la nostra maschera. Dopo la maschera, a questo punto possiamo mettere il nostro contorno occhi. Il nostro contorno occhi, che nel mio caso è sempre composto durante l'anno da un contorno occhi in generale in crema, idratante, possibilmente naturale, ad esempio in questo momento questo della Conopass, che è questo contorno occhi naturalissimo, neutro, alternato a dei contorno occhi antirughe.
perché nel mio periodo dell'anno faccio sempre una sezione di vitamina C, questo viene sempre in primavera, quindi siero crema a base di vitamina C oppure goccine di vitamina C pura e un integratore. Durante l'inverno utilizzo sempre un trattamento a base di platino, in questo caso quello della Prai, composto da una crema giorno, una crema notte, una crema 24 ore e il mio contorno occhi della Prai. Lui è molto corposo, molto adatto all'inverno e in genere questi tipi di contorno occhi sono più indicati per la zona invernale. Oppure, come nel mio caso, addirittura da usare come base trucco perché io ho un contorno occhi molto secco. D'altronde, l'età è quella che è. Ma prima del mio contorno occhi, io utilizzo sempre un siero contorno occhi della linea Privy. Ad esempio, questo è all'oro, ma in base a quello che mi trovo, utilizzo sempre un siero. E anche di una casa naturale, perché qui ho messo tutti i prodotti, voi non vi immaginate, una marea di prodotti e quando si cerca qualcosa non si trova niente. Utilizzo anche moltissimo questa casa, la Evolve Organic Beauty, che è questo contorno occhi fluido, vedete? Che va anche bene sopra il trucco da mettere durante i momenti del giorno. Questo da siero eccezionale. E comunque anche se avete l'acido ialuronico va benissimo nel contorno occhi. Poi passiamo al siero, che il siero è quello che predispone la nostra crema a funzionare al meglio. E io utilizzo ad esempio in questo periodo il siero alla vitamina C, un siero ricco, corposo, antiossidante, oppure alterno un siero all'acido ialuronico della Prime, ma di qualsiasi marca. Lui è un gel delicato, molto idratante, che favorirà l'assorbimento della vostra crema messa successivamente. Quindi ho un siero corposo o un acido ialuronico. Al posto del siero, tante volte utilizzo l'olio, un olio che mi creo io con tanti olietti. A questo proposito vi metto il mio link al video dell'olio magico che mi preparo io e mi metto in questi piccoli contenitori che mantengo di altri brand e questo lo utilizzo a goccine nella mia crema, ma anche sulla pelle bagnata, qualche goccina soprattutto nel contorno occhi, nel collo. A proposito, il collo non ve lo dimenticate mai, è una parte importantissima del viso. Noi pensiamo sempre che il viso finisca qua. Invece il viso continua nel nostro contorno collo, anche lui, come il nostro contorno occhi, ci dice la nostra età, ci parla della nostra età. Utilizzo sempre un siero, una crema anche per il collo, ma un buon burro se non volete una crema apposta. Il burro di karité è indicatissimo, il burro collagene della SBC. O proprio il collagene della SBC che avete già visto in mille altri miei video, che è un gel. Questa casa è un gel antiossidante e un gel ricco. Se ve lo faccio vedere qua, ve l'ho già fatto vedere mille volte. Lui è ricco di collagene e fa sì che i vostri prodotti anche sul viso come primer è incredibile. Quindi anche lui è uno dei miei segreti di bellezza. Collagene e acido ialuronico, vitamina C in alcuni periodi, il platino e il siero in alcuni periodi e una crema invece normale da usare nel periodo estivo, naturale, ce l'ho sempre, la utilizzo sempre, anche se d'estate non vi dimenticate mai, non solo d'estate ma anche in periodi invernali particolarmente caldi come è stato quello di quest'anno, una protezione solare 50. Questa è della Ultrasan ed è ricca di antiossidanti, quindi una protezione solare da usare come vostra crema al mattino. Metto qualche goccia di vitamina C, un siero e poi utilizzo la mia crema solare. Poi a questo punto posso truccarmi. Scegliete una crema solare ad alto spettro perché poi vi spiegherò nel video dedicato ai solari cos'è lo spettro solare e quanto sono importanti le protezioni solari e come vanno usate, soprattutto perché di questo non sappiamo ancora tanto. Questo è tutto quello che faccio per il mio viso. Naturalmente uso per struccarmi anche nel contorno occhi uno struccante delicato, idoneo per il contorno occhi, ma
Un altro segreto che ho io con la mia acqua di Fiordaliso, l'acqua distillata di Fiordaliso, che trovate su qualsiasi sito che vendono prodotti naturali, costano pochissimo questi idrolati. Io me li preparo anche, per esempio, l'idrolato di rose, l'idrolato di calendula con le erbe proprio essiccate, me le metto in immersione in acqua distillata e vabbè ci aggiungo un pochettino di conservante naturale, ma l'acqua distillata, il dischetto tagliato a metà, ve l'ho tenuto in frigo, ve lo mettete sopra l'occhio o addirittura ad occhio chiuso quando fate la vostra maschera, lui è ricco di antiossidanti e poi previene le borse, previene le rughette e vi aiuterà molto a idratare la zona. Poi vi farò vedere, vorrei fare proprio un video dedicato allo scrub e uno dedicato agli occhi, vi darò delle ricettine magiche per il contorno occhi. Un'altra cosa che non dovete mai, mai, e poi finisco questo video, dimenticare di curare è le vostre labbra. Sempre un buono scrub delle labbra, io uso questo della LAS, ma me lo faccio anche io. Questo è semplicemente fatto con zucchero di canna, qualche idrolato e un pochettino di olio essenziale, in questo caso di cacao, e vi scrubberà le labbra. A questo punto idrato sempre le mie labbra con un buon burro cacao, ne ho provati migliaia nella mia vita, ritorno sempre sul mio della Yves Rocher alle noci di cocco, ma c'è anche alla vaniglia, e poi in questo periodo stagionale particolare che è l'estate, l'Ultra Sun, che vi farò poi vedere, che lui addirittura è un lip gloss incredibile, vedete, con la protezione solare. Quindi non dimenticate mai il contorno labbra, infatti questo scrubino dell'Ultra Sam utilizzate anche proprio alla sera il vostro lip addirittura nel contorno labbra. L'importante è che il vostro lip sia di origine naturale, che non abbia siliconi e parabeni. Cerchiamo di metterli il meno possibile, anche se ricordatevi, quando ci sono dei siliconi naturali, quindi non completamente chimici, aiutano comunque gli agenti attivi di una crema, ad esempio la crema al platino della Prai o così altro, una all'oro, non possono non avere degli agenti filmogeni come i siliconi. Naturalmente alternate, alternate perché la vostra pelle non deve mai abituarsi a un trattamento. Se vi trovate bene con una crema, usatela d'inverno, l'altra la usate d'estate, l'altra in primavera. Alternate sempre perché la nostra pelle è recettiva e se noi, come nella nostra alimentazione, le diamo un po' di tutto, faremo solo del bene. E quindi vi invito ancora ad andare a vedere i video di Annalisa e Scarlett 81, il mondo di Annalisa e Scarlett 81. E che dire, se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo, se ne avete voglia mettetemi un like, nessuno vi obbliga, ma è piacere mio far crescere anche un pochettino questo canale per portarvi contenuti sempre. Vi aspetto quindi con questi magnifici tre, con il secondo appuntamento domenica prossima, sabato prossimo, adesso decideremo comunque a distanza di una settimana con l'appuntamento per i prodotti corpo. Adesso vi saluto, vi do un grosso bacio, anzi ve ne do tre come le tre magnifiche donne di oggi a cui ringrazio e do un mondo di baci e mi raccomando, non perdetevi i loro appuntamenti, i link li trovate qua sotto. Un altro bacio.